stato prima la maggioranza. Non ho visto questo, scusate. Grazie Presidente, mi permetto una piccola divagazione, ma poi non l'ho detta, che fa parte anche questo dell'azione, della capacità di governo di questa amministrazione e di questa maggioranza. Vorrei esprimere a nome mio, a nome della maggioranza che rappresento, l'orgoglio di aver visto esporre a livello mondiale la città di Misano con il lustro e, come posso dire, anche con l'efficacia e l'ospitalità che ha sempre contraddistinto questo comune. Spero che sia un sentimento che possa essere accolto da tutto il Consiglio Comunale, perché credo che sia merito di tutti quando la città si, in modo positivo, nel mondo dà un'immagine piena, bella e positiva. Un ringraziamento va a tutte le persone che si sono adoperate anche per organizzare eventi collaterali, non dimentichiamo che hanno avuto un successo strepitoso di partecipazione, e non per ultimo anche un ringraziamento alle forze dell'ordine, in primis i nostri addetti della Polizia Municipale, che come ricordato il signor Sindaco hanno fatto un lavoro impagabile. Detto questo, verrei a illustrare le linee programmatiche, come avete detto, non ripeterò per il secondo, perché per questo di tempo non sarebbe neanche opportuno, ma ci terrei a risottolineare che questo è il documento con cui ci siamo presentati agli elettori e con cui abbiamo chiesto la fiducia per altri 5 anni, cercare di governare con quell'azione di buon governo che ha sempre contraddistinto e ha dato continuità all'amministrazione di centro-sinistra in questo territorio peculiare ma stupendo, io aggiungerei. Entrando nel merito, quando si parla di ambiente, sono stati tirati in ballo le questioni dell'ambiente, scuola dell'infanzia, risorse, rifiuti, eccetera. Andiamo per grado. L'ambiente, io credo che nell'incipit che c'è nel nostro programma, è l'affermazione più importante, cioè l'ambiente è una risorsa non rinnovabile e quindi va trattata con la cura più alta possibile e coinvolgendo tutti i cittadini nelle scelte che andranno a modificare l'assetto del territorio. Io credo che questa sia la dichiarazione di intenti più importante da cui discernono poi tutti gli altri atti che verranno avanti. Quindi noi intenderemo salvaguardare l'ambiente, ma anche con la consapevolezza che un ambiente, soprattutto in una località turistica, che vive appunto di turismo, ha bisogno di innovarsi. Innovarsi vuol dire avere la capacità di individuare quali sono le strutture che servono al territorio, condividere con i cittadini e, cosa più importante, non secondaria, portarle a termine, perché sennò rimangono solo dei bei progetti sulla carta. Venendo all'aspetto anche dell'ambiente legato ai rifiuti, qualcuno l'ha ricordato anche in commissione, c'è nel nostro programma, lo impone la legge di arrivare al 65% nel 2012, ma noi non l'abbiamo inserito per quello, l'abbiamo inserito perché crediamo fortemente nella capacità dei cittadini di arrivare a produrre meno rifiuti, perché poi c'è un ritorno virtuoso, positivo per tutti. Solo che fuori da ogni logica demagogica, io condivido quello che ha detto il consigliere Vandi nella commissione, cioè che prima di tutto dobbiamo partire dalla consapevolezza che è un fatto culturale. Quindi su quello molto bisognerà lavorare, che ogni strumento che noi metteremo in campo, se non c'è la voce, un'azione culturale, preventiva, che faccia capire perché si cerca di presentare certi strumenti, purtroppo ho paura che possano essere tutti vani. Un esempio, nonostante era, passi magari a casa a ritirare frigoriferi, lavatrici rotte o quant'altro, puntualmente mi capita di vedere in giro a fianco dei cassonetti. Questo è un fatto, lo ripeto, puramente culturale, è un altro. E quindi anche su questo noi, per lasciare alle generazioni che verranno un ambiente più pulito e più vivibile, ci siamo dati questo tipo di obiettivo. Con una piccola differenza, siccome chi ha l'onere di governare, e noi ce lo siamo assunti il 6 di giugno, deve anche cercare di proporre delle cose che poi sono fattibili, attuabili, e non solo per dire l'ho detto, l'ho fatto e finisce lì. Noi dobbiamo proporre delle cose che sono attuabili in un rapporto di costi e benefici e che diano risultati sperati. La raccolta differenziata, o meglio quella porta a porta,
va ricordato, è già presente nella zona mare, poi sarà un tema che affronteremo eventualmente più avanti. Quindi già l'amministrazione in questo senso si è mossa e si sta muovendo. Ed è in continuo itinere la ricerca delle soluzioni più efficaci e migliori per il raggiungimento di quel 65% che ricordavo prima. Per venire all'aspetto richiamavo a Pistagliani il discorso dell'acqua, diciamo così. Anche qui vado per titoli. C'è un concetto che secondo me è fondamentale, che è quello che l'acqua è un bene primario e va mantenuta da pubblica proprietà delle reti, non serve una cosa così astratta, aleatoria, invece credo che sia un impegno, un intento fondamentale, perché ricordiamo prima di tutto che l'acqua è il bene primario principale che va salvaguardato, questo c'è nel programma. Venendo al discorso delle risorse più allargato, dove andiamo a prendere? È scritto molto bene nel nostro programma, lo ricordo ancora, noi abbiamo bisogno di investire su questo territorio, se vogliamo mantenere quelle caratteristiche, quelle peculiarità di alto livello che ci consentono, come in occasione del voto mondiale, di avere un numero così di affluenza molto alto nonostante la crisi economica che tutti sanno è presente. Vado alla conclusione molto velocemente. C'è un impegno dal punto di vista sportivo, l'implementazione degli impianti su tutte le frazioni, il recupero di quelli che sono gli edifici accessori o i centri di aggregazione, le manutenzioni, piste ciclabili e quant'altro, tutte cose volte a migliorare l'ambiente e la qualità di vita delle persone. Le risorse scritto, noi ne abbiamo individuato alcune strategiche, specialmente, ripeto, nella zona mare, ma non solo, e abbiamo individuato come strumento per reperire le risorse l'accordo pubblico-privato. Qualcuno la chiama sussidiarietà, noi l'abbiamo chiamato pubblico-privato, perché sarà compito del pubblico salvaguardare il proprio interesse, ma consapevole che le risorse hanno bisogno di strumenti nuovi per andare a reperire. È un programma, mi avvio a conclusione, scusi Presidente, ho scolato, ma mi avvio a conclusione. È un programma ambizioso, perché è giusto che sia così, perché chi ha a cuore le sorti del proprio paese deve dargli un futuro ambizioso. Sicuramente le cose da fare sono tante, ne siamo consapevoli. Sbaglieremo, perché solo chi non fa niente non sbaglia, ma la nostra azione sarà sempre volta solo e nell'esclusivo interesse della città e soprattutto dei cittadini che ci hanno dato la loro fiducia. Grazie consigliere, ha scolato soltanto 15 secondi. La parola al consigliere Zangari, prego.